Questa seconda brevissima poesia di Radinotti fu trovata nella tasca del suo impermeabile quando il suo corpo fu riesumato dalla fossa comune. Era una cartolina postale scritta per un suo amico violinista che fu fucilato immediatamente prima di lui. Quindi sono le ultime parole che scrive Radnoti a 35 anni. Gli crollai accanto, il corpo era voltato, già rigido, come una corda che si spezza, una pallottola nella nuca. Anche tu finirai così, mi sussurravo, resta pure disteso tranquillo, ora dalla pazienza fiorisce la morte. Lui salta su ancora, suonò sopra di me, e fango misto a sangue si raggrumava nell'orecchio. Questa cartolina postale è arrivata fino a noi.